Europa Infosound è finanziato dai programmi operativi regionali POR, FSE e FESR e dal programma di sviluppo rurale PSR dell'Umbria 2014-2020. Europa Infosound. Europa Infosound. Bentrovati su Umbria Radio, questo è Europa Infosound, il programma di informazione alla scoperta dei finanziamenti pubblici in Umbria. Vi salutano Fabrizio Croce e Francesco Mariucci. Ciao Fabrizio, come di consueto, prima di iniziare ad addentrarci nell'argomento di oggi, salutiamo gli ascoltatori che ci seguono non solo da Umbria Radio, ma anche dal nostro sito umbriaradio.it e dalle nostre radio partner, Radio Comunità Cristiana di Umbertide e Radio TNA di Terni. Nell'appuntamento di oggi torniamo a parlare di finanziamenti al settore agricolo ed approfondiamo un tema molto importante, quello delle produzioni biologiche. Sì, infatti oggi, grazie al solito contributo di ospiti ed esperti, proveremo a capire in che modo la Regione Umbria sostiene le produzioni biologiche e soprattutto vedremo quali sono le agevolazioni per le imprese agricole umbre. Quello di oggi è un argomento molto interessante, molto attuale, perché si sente tanto parlare di biologico. Quanto è importante in Umbria questo settore? Diamo qualche numero. Dal punto di vista agricolo, il settore del biologico in Umbria, come in tutta Italia, è sicuramente in crescita. In Umbria, infatti, oltre il 14% della superficie coltivata è coltivata con metodi biologici. Circa il 5% del totale delle aziende agricole umbre oggi produce biologico, un dato significativo soprattutto in una regione come la nostra, dove l'agricoltura, lo sappiamo tutti, è davvero forte. Le aziende, per produrre biologico, devono anche sostenere investimenti importanti sia all'inizio sia successivamente per il mantenimento delle coltivazioni. E sicuramente questo lavoro non è facile. In che modo la regione può aiutare le aziende agricole biologiche? Allora, per i produttori agricoli biologici, la Regione Umbria dedica degli specifici bandi per l'introduzione e il mantenimento, soprattutto del metodo dell'agricoltura biologica. Questi finanziamenti sono possibili grazie ad un programma di interventi regionali che abbiamo toccato anche in altre puntate, il PSR, il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria, che è appunto lo strumento che finanzia attività molto diverse tra loro. In altre puntate, appunto, avevamo ad esempio parlato di investimenti per giovani agricoltori o di innovazioni nel campo dell'agricoltura. Oggi, appunto, come detto, nell'ambito del PSR parliamo di potenziamento dell'agricoltura biologica, che è finanziato da una specifica misura, che è la misura 11. Benissimo, per capire meglio come funziona abbiamo invitato in studio il dottor Paolo Camilli della Regione Umbria, responsabile dell'istruttoria delle domande di finanziamento. Dottor Camilli, grazie e benvenuto. Allora, innanzitutto ci aiuta a capire in cosa consiste la misura 11, a chi è rivolta e quali interventi finanzia. Sì, la misura 11 cerca di sostenere tutti gli agricoltori che intendono adottare metodi di produzione biologica, che quindi passano dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica, e poi sostiene sempre attraverso un premio tutti coloro che continuano a praticare questo metodo della produzione biologica. Questo per incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica, perché la produzione con il metodo biologico ottiene quantitativamente delle rese inferiori, per cui va sostenuta soprattutto nella prima fase. Infatti noi abbiamo premi per introduzione del metodo di produzione biologica e premi leggermente più bassi per mantenere il metodo di produzione biologica. A chi è rivolta? È rivolta a tutti gli agricoltori della regione dell'Umbria. L'unica discriminante è avere minimo un ettaro di superficie ad impegno. La misura sostiene le colture, per cui tutte le principali colture che sono diffuse nella nostra regione hanno un premio, dai seminativi, le foraggere, l'olivo piuttosto che la vite o le ortive. L'unica, il vincolo per entrare nell'agricoltura biologica è che ogni azienda si iscriva, e quindi presso un organismo di certificazione, quindi entri, notifichi, come si dice in gergo, che entra nel sistema biologico, poi ogni anno sarà controllata dall'organismo di certificazione che verifica il rispetto di tutte le norme. L'impegno che l'azienda prende entrando nella misura 11 è un impegno quinquennale, quindi l'azienda, una volta entrata, per 5 anni ha questo impegno. Ogni anno viene fatto un pagamento. Il pagamento è l'ultima cosa importante che volevo sottolineare. Oltre a queste colture che ho detto, abbiamo trovato anche il modo di aiutare la zootecnia biologica, che è una cosa molto importante, mediante un sistema, perché non è possibile liquidare i capi
mettere un premio sui capi. Allora abbiamo messo un premio sulle superfici che producono foraggio per i capi. Mediante questo meccanismo abbiamo sostenuto anche e sosteniamo in maniera forte l'agricoltura, anche l'allevamento biologico, la zootecnia biologica. Ecco, questa era la misura 11. Nel dettaglio può darci qualche risultato ottenuto, progetti finanziati, realizzati, cosa ci può dire? Sì, una cosa che mi preme sottolineare, perché molti non lo considerano, innanzitutto è questo. Il piano di sviluppo rurale 2014-2020 di fatto è partito nel 2015, primo anno di approvazione. L'Umbria è l'unica regione d'Italia che ha aperto domande nuove nel 2015, a dimostrazione che se uno si mette con impegno e con logica va incontro agli interessi degli agricoltori. Noi siamo partiti nel 2015. Nel quadriennio dal 2015 al 2018, di cui abbiamo i dati diciamo più completi, sono state finanziate, cioè sono state presentate circa 1350 domande. Un totale di 30.000 ettari. Che sono andati, questo significa, tanto per dare un dato sintetico, che fino a questo, diciamo, tutte queste domande, che poi ogni domanda c'è la domanda iniziale e la successiva domanda di l'anno successivo, perché come ho detto prima, dura 5 anni l'impegno. Questo comporta per questo quadriennio un ammontare di premi di circa 22 milioni di euro. Ad oggi, diciamo, il resoconto ad oggi, abbiamo liquidato circa il 75% degli importi richiesti. Potevamo fare di meglio, ma insomma siamo sulla buona strada, secondo me. Interessante notare che la superficie media di queste aziende è di circa 22 ettari, molto più della superficie media regionale. La superficie media delle aziende biologiche è di circa 22 ettari. Le colture più rappresentative a premio, diciamo, il 30% circa sono seminativi, il 30% circa sono foraggere, ma significative sono i pascoli, quelli legati alla zootecnia biologica che dicevo prima, e l'olivo e la vite. Per me questi sono i dati più importanti, perché il 12% dell'olivo che si coltiva nella nostra regione è fatto in agricoltura biologica, e 1000 ettari di vigna, che può sembrare poco ma poco non è, viene coltivato in agricoltura biologica. Perfetto, ringraziamo il dottor Camilli per questa anche dovizia di particolari sul mondo delle produzioni biologiche umbre. Ora Fabrizio, tocca la musica. Sì, tocca la musica. Come di consueto apriamo una parentesi all'interno di Europa Infosound sul progetto European Social Sound, che è un contest musicale finanziato dalla regione Umbria, che è attivo già ormai dal 2015. Con questo contest si vogliono portare in evidenza, in vetrina, tutte le formazioni emergenti, soprattutto quelle del nostro territorio. Anche quest'anno il contest avrà una fase finale. Finora il concorso ha coinvolto oltre 50 band emergenti e la serata finale si svolgerà il prossimo 31 ottobre a Perugia, e le migliori due band classificate nel corso della serata sfideranno in una serata finale in programma a Matera le vincitrici del concorso che si è tenuto anche in Basilicata, in Toscana e in Sicilia. Quindi è un concorso quasi a livello nazionale che, come vi dicevo, è stato finanziato dalla Regione Umbria. Ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni, perché verrà comunicato il luogo della serata finale in programma il prossimo 31 ottobre. Intanto ci ascoltiamo un brano che è intitolato Easy Things e il gruppo che lo segue si chiama The Sunset Waves. Ancora. Right in front of me, was it a comet inside of the car?
Always wanted, but she wear a fucking costume. I even bought some brand new shoes. One day at the same place at 6 p.m. I found a girl I always wanted, but she wear the right in front of me. Was even covered you son of a car. 'Cause I love you when you're gone. Too far away from me. 'Cause I am out of life. Easy Things, cose facili, ad eseguire questo brano Sunset Waves, ovvero le onde al tramonto, una formazione perugina che è attiva ormai quasi da 10 anni e che aveva partecipato alla prima edizione del European Social Sound, che come vi dicevo è questo contest musicale finanziato dalla Regione Umbria, la cui fase finale quest'anno è proprio al termine. La serata finale è in programma il prossimo 31 ottobre a Perugia e vi daremo informazioni la prossima settimana. Benissimo, dopo la musica andiamo ad ascoltare la testimonianza di due imprenditori agricoli che hanno presentato Domanda a Valere sulla misura del biologico, che ci parlano della loro esperienza col biologico. Sì, il primo contributo è quello di Augusto Rossi dell'azienda agricola Piccola Cantina, che produce vino biologico in questo periodo. Però appunto le cantine sono impegnate nella raccolta e il signor Augusto Rossi non è potuto intervenire in diretta. Noi abbiamo comunque registrato una piccola intervista. Lui ci racconta in breve la storia dell'azienda Piccola Cantina dei Rossi e poi soprattutto in che modo la Regione Umbria sostiene la loro attività. Francesco Panti in regia può mandare in onda il contributo. La nostra azienda è una piccola azienda a carattere familiare dei nostri genitori. Alla fine abbiamo deciso insieme di riconvertire questa, che era un'aziendina che praticamente si occupava di cereali o poco più, di scommettere sul futuro. Siccome a noi piace come famiglia il discorso del biologico, del naturale, di mangiare bene, abbiamo scommesso proprio sul biologico per due motivi. Primo, perché ci piace, il secondo anche per diversificarci, essendo comunque una piccola azienda, da quelle che sono poi le grandi aziende vitivinicoli locali e nazionali. Questo è poi il fatto. Facciamo vini, siamo nel territorio delle colline del Perugino, per cui nel rispetto di quelli che sono i disciplinari del DOC e dell'IGT abbiamo vigneti che sono autoctoni, molto conosciuti come per esempio il Greghetto, ma anche meno conosciuti ma molto importanti che stiamo riportando in essere, che sono il San Colombaro, che è sempre un vitigno bianco, e il ciliegiolo, che è invece un vitigno rosso molto particolare, molto aromatico, che serve in genere per profumare altri vini rossi, che noi insieme a pochissime altre aziende italiane invece lo facciamo in esclusiva. Beh, per noi è stato, come tutte per molte altre piccole aziende, molto importante. In particolare ci ha permesso di, attraverso finanziamenti anche a fondo perduto, di partecipare a grosse manifestazioni internazionali, tipo quelle vicine al Vinitaly, la più grande che è internazionale, al Vinnatur, che si occupa esclusivamente di vini biologici e naturali, e questo ci ha permesso, abbiamo avuto i contributi per 3 anni, ci ha permesso di prendere contatto con importatori esteri, in particolare, quindi abbiamo allacciato anche dei rapporti commerciali con importatori danesi, qualcosa di svizzero. Oggi stiamo per iniziare una collaborazione con una catena di vinerie molto importanti, che più che russe, bielorusse, insomma, diciamo della zona del Baltico. E questo ci ha permesso di crescere, di cominciare a progettare il futuro,
tant'è che stiamo mettendo in cantiere un sempre attraverso diciamo questi che sono processi e finanziamenti del PSR per un ampliamento, diciamo un raddoppio di quelli che sono gli ambienti veri e propri della cantina e dei magazzini, proprio perché commercialmente stiamo crescendo. E ringraziamo il signor Augusto Rossi della piccola cantina. Passiamo invece al secondo contributo di oggi. Ascoltiamo il messaggio dell'azienda agricola Rossi Rita, che ha sede in Valnerina a Cascia. Vista la grande distanza, abbiamo preferito contattare telefonicamente il referente, il signor Francesco Rossi, che ci ha rilasciato una piccola intervista in cui ci parla della loro produzione biologica. Allora, la nostra azienda è un allevamento, quindi noi facciamo zootecnia, abbiamo pecore e capre e facciamo trasformazione diretta del latte prodotto in dei formaggi. Per la maggior parte certificati biologici, abbiamo una commercializzazione con una piccola nicchia di mercato dei prodotti da noi fatti. E per quanto riguarda il biologico, è stata una scelta da un discorso etico e di rispetto sia dal punto di vista del benessere animale che anche da quello che offre il nostro ambiente. C'è la misura del biologico della regione a cui noi accediamo, una maggior parte delle aziende certificate bio. Esiste un premio annuale a cui si accede se si hanno dei requisiti, quindi è un'integrazione diretta, diciamo, attraverso un mando regionale PSR con una misura bio, e quindi se si ha una certificazione si hanno dei parametri si può accedere abbastanza agevolmente a questi finanziamenti. Il problema del bio fondamentale non è tanto chi produce o è che non c'è stata la domanda. In una realtà come la nostra viaggia più la persona, no? Che la certificazione. Però la formazione adeguata per direzionare una domanda ci vorrebbe. Benissimo, ringraziamo anche il signor Augusto Rossi, che ci ha portato la seconda testimonianza di aziende agricole biologiche dell'Umbria. E siamo arrivati invece al nostro momento del quiz sull'Europa. Europa Info Sound. Il gioco. Il gioco è un altro appuntamento fisso di Europa Info Sound. Come sempre ci sono in palio dei premi. In questa puntata ci sono in palio due biglietti per il prossimo match casalingo del Perugia Calcio. Perugia-Ascoli in programma il prossimo 29 ottobre allo Stadio Curi di Perugia. Per provare a vincere dovete inviare un messaggio WhatsApp al numero 392-5581601, scrivendo nel testo il nome, il cognome e la risposta alla domanda che sto per fare. La domanda sarà tra poco disponibile anche sulla nostra pagina Facebook. È molto facile, io vi farò una domanda e vi proporrò quattro possibili risposte. Voi dovrete indicare la risposta che ritenete giusta al numero 392-5581601. La domanda di oggi è: quale di questi paesi è ufficialmente candidato ad entrare nell'Unione Europea? Risposta numero 1, la Bosnia-Erzegovina. Risposta numero 2, l'Albania. Risposta numero 3, il Kosovo. Risposta numero 4, l'Ucraina. Un minuto con... E dopo l'Euroquiz torna un minuto con oggi, ascoltiamo il messaggio del dottor Franco Garofalo, dirigente del Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile per la Regione Umbria, che ci parla proprio del metodo di agricoltura biologica e delle misure di sostegno nella nostra regione. La misura agricoltura biologica del PSR per l'Umbria promuove l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica. Tale metodo mira principalmente all'attuazione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione, con ridotto impiego dei prodotti di sintesi, un limitato consumo energetico. L'adesione all'agricoltura biologica favorisce l'adozione infatti di sistemi già presenti in natura, garantendo nel contempo la difesa fitosanitaria, la tutela dell'ambiente e una riduzione degli input chimici. L'agricoltura biologica è un sistema quindi che sostiene l'integrità del suolo, dell'ecosistema e della salute delle persone. Essa combina tradizione, innovazione e scienza perché l'ambiente venga condiviso e ne tragga il pieno beneficio.
La misura del PSR in particolare sostiene due tipologie di intervento, quella volta all'introduzione per la prima volta di pratiche e di metodi della produzione biologica attraverso un periodo di conversione dall'agricoltura tradizionale al biologico, e poi un'altra misura volta al mantenimento di questi metodi in azienda. Possono beneficiare gli agricoltori cosiddetti in attività che adottano metodi della produzione biologica su superfici ricadenti sul territorio regionale e sono in possesso di una superficie minima aziendale di almeno un ettaro. Bene, questo era il dottor Franco Garofalo. Siamo arrivati anche oggi al momento dei saluti. Sì, anche oggi è stata una puntata ricchissima di contenuti. Vi ricordiamo che la trasmissione è disponibile anche in streaming audio-video e in podcast dal sito www.umbriaoggi.news. Quindi se vi è sfuggito qualcosa o se volete riascoltare qualcosa potete trovarlo sul nostro sito. Ci potete seguire anche sui nostri profili social Twitter e Instagram, dove troverete tutti i contenuti extra, e anche naturalmente sulla nostra pagina Facebook. Anche per oggi Fabrizio Croce e Francesco Mariucci vi augurano un arrivederci e a risentirci al prossimo mercoledì, sempre intorno alle 17:05, sempre naturalmente dalle antenne di Umbria Radio. Europa Info Sound. Europa Info Sound. Europa Info Sound è finanziato dai programmi operativi regionali POR, FSE e FESR e dal programma di sviluppo rurale PSR dell'Umbria 2014-2020.